di Steven Soderbergh, perché poi Steven Soderbergh ritorna, ma in un'altra serie che affronteremo nelle prossime settimane, perché è finita. Esatto, bene. Non diciamo, non diciamo nient'altro. Però vedi come si intrecciano le cose. Si intrecciano sempre in questo mondo, soprattutto. È come Woody Harrelson, che è un altro texano. È un altro grandissimo texano. Perché di Midland... Infatti si dice che gli attori siano stati scelti appositamente per mettere il più possibile, essere il più possibile vicino a quella che è l'ambientazione. Senti Max, adesso noi andiamo a sentire altri pezzi di Sirius Track, andiamo a sentire i Bosnian Rainbow con Ellie. We'll be right back.
Rientriamo, Max. Bentornati. Ecco. Bentornati a tutti i nostri ascoltatori. Oggi siamo qui con True Detective. Allora, raccontiamo un po' la storia. Ti racconto brevemente la storia, sì. Proprio succo, che parla la vita di questi due detective, Russ Cole e Martin Hart, che si intrecciano poi inesorabilmente all'interno di una lunga caccia verso un serial killer. Dove? In Louisiana. Esatto. Questa caccia, cosa particolare, è che dura 17 anni, con degli archi temporali molto diversi, dove vengono raccontate le vite e le indagini di questi due detective. L'arco temporale, se non erro, è dal 95 al 2012, che è l'anno in cui il caso poi viene riaperto. Esattamente. Mi volevi dire qualcosa sulla Louisiana, da quello che no, so. No, allora io... Perché è importante, Pietro, che l'ambientazione... vedi, Nick Pizzolatto, il nostro paesà, insomma... l'ha messa proprio bene, perché la Louisiana è un po' uno stato particolare del sud. Già il sud degli Stati Uniti, come chi ci ascolta ben sa, è particolare, ma la Louisiana ancora di più, perché in Louisiana c'è tutta quella parte legata ai Caraibi e quindi al buddismo e quindi insomma a quella linea sottile che si divide tra diciamo il sacro e il profano. Bene. Di conseguenza, infatti, se noi andiamo a vedere, non è ambientato una sorta New Orleans, ma è ambientato proprio sul mare. Tutti i cadaveri e insomma le cose orribili che vengono fatte sono fatte tutte quante nella parte della costa. Infatti c'è comunque un paesaggio pieno di agricoltura. Esattamente. Infatti, se ci fai caso, non è neanche la foce del Mississippi. Di solito viene ambientata, no, perché è il classico la foce del Mississippi, quindi con le paludi eccetera. Invece è proprio la costa, la costa del Golfo del Messico, dove è ambientata, e ci sono poi tutta quanta questa vegetazione, dove tutti questi come possiamo chiamarli, questi vengono fatti queste cose, diciamo, questi intrecci, questi utensili fatti con il legno, che hanno un po' del satanismo, no? Lo hanno palesemente nella storia. Va bene, allora, i personaggi principali già ne abbiamo prima elencati un paio, Rust e Marty, però c'è anche la moglie, Michelle Mogan, interpretata, scusatemi, da Michelle Mogan, che è Maggie Hart, un'attrice bellissima, anche lei già ha fatto in passato cinema e televisione. L'abbiamo trovata in televisione con Boston Public, l'altra serie TV di 8 episodi che è durata nel 2002-2003, che vi invito a vedere, anche Hack, Law and Order e Young Americans quando era piccolina nel 2000. Invece la Playing It Cool è l'ultimo film che ha fatto nel 2014, quest'anno è uscito anche The Best of Me con Hoffman, diretto da Hoffman, pace all'anima sua. E niente, i doppiaggi sono molto belli e molto importanti. Posso aggiungere una cosa sulla bella Michelle Lyne Monaghan? Più di una. Allora, lei è nata a Winthrop il 23 maggio del 76 ed è dell'Ohio, dove i genitori gestiscono una fattoria. Sì, dopo essere diplomata alla high school, ha studiato giornalismo a Chicago. Quindi insomma si è trovata bene in questa serie che ricorda non le praterie dell'Iowa, però insomma diciamo la parte contadina degli stati del sud, in particolare della Louisiana. Della Louisiana, Bene, i doppiatori dicevamo che sono importanti. Esatto. Me li volevi dire tu, se non mi sbaglio, io li ho qua, però... Allora, i doppiatori sono Adriano Giannini per Rustin Rascal, cioè per il nostro grande Matthew McConaughey. Sì. Come si pronuncia, scusate il mio inglese pessimo. Diciamo che è difficile da interpretare, perché comunque lui è pieno di tic il personaggio. Esattamente. È pieno di tic il personaggio nella serie, e quindi stare dietro a tutti quanti le sue mosse di bocca, le ciucciatine. E poi cambia anche dal tono della voce, tra... il 1995, l'ambientazione in cui loro fanno l'indagine fino al 2002, sì. E poi quando invece vengono richiamati di nuovo dalla polizia per essere interrogato, che lì è completamente un uomo diverso e quindi anche un timbro di voce diverso. Ah, va cambiato. È fantastico, Adriano Giannini si è superato in questo personaggio. Beh, già ha doppiato molte cose, infatti. Sì, sì. E l'altro invece, Martin Hart, è doppiato da Pino Insegno, più semplice perché insomma
è un uomo più diciamo standardizzato, eh? Beh, sì, diciamo che viene utilizzato per molte cose, così si riconosce subito. Appena uno accende il televisore dice: porca, ah, ma c'è Pino Insegno. Esatto. Non è lui. Io ho scordato purtroppo gli altri due personaggi principali, che sono i due detective di colore. Scusate, mi chiedo perdono non a tanto loro. Principali, dai. Vabbè, Michael Potts e Tony Kittles, che comunque anche loro stanno dietro a questo caso per questo lasso di tempo dei 12 anni. Sì. Senti Max, andiamo a sentire la nuova canzoncina, School of the Seven Bells. Ecco a voi, ci rivediamo tra 4 minuti circa.